Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Grounded. Oggi craftiamo una delle migliori armi ed armature del gioco. Proviamo la modalità Tower Defense e addomestichiamo un piccolo afide con evidenti problemi mentali. Poi prepariamoci per lo scontro finale dove ci attaccherà letteralmente di tutto. Sarà una strage, signori, una strage. Buona visione! Ferma lì, brava piccola stellina. Ah, capoiazza! Sì, signori, lo so, tecnicamente la mantide religiosa l'abbiamo già affrontata in passato. Ah, da dove? No, non puoi passarmi attraverso gli alberi. Che cane. Ehi, anche una fetta di culo. Tanto che ci siamo. Ti odio nel profondo. Ok, l'ho così rifatta fuori. Sì, la dovevo riaffrontare. Altrimenti non posso craftarmi. Casino, che hai fatto? Le armi, quelle faglie. Sì, sei tipo bloccato in culolandia. Ah! Mi sono stracagato in mano. Grandissima bastarda. Guardi che sono a questa parte. Ma vabbè, dettagli. Ok, ancora un colpo di morta. Mi sono strapaventato, ragazzino. Cuccati droghe. Anche stunnato un attimino. Oh, Bonnie. Eccola. E addio. Ok, ovviamente vi ho saltato lo scontro stavolta. E che cocchio. Sì, è stato un po' più semplice, tra virgolette, ora che sapevo come mi avrebbe attaccato la bastarda. Sì, ma non si muova ancora che l'ho già ammazzata. Cortesemente desponi. Grazie, molto gentile. E mi ridia le mie freccine. Signori, è tornato Grounded. Ve l'avevo detto che ci sarebbe voluto un po' di tempo. Perché, io sto da schifo. Che succede? Ragazzino, c'hai sete? Porta pazienza, ce n'hai sempre una. Dicevo, io sono mille problemi di salute, c'è stato God of War, c'è stata una marea di giochi e tutte cose. No, no, sono un parto della tua piccola mente, ignorami completamente. Dai, che non ci voglio stare a litigare con gli acari. Volevo recuperare solo un po' di lanugine che mi serve per craftare cose faighe. Ok, mi fa strano essere tornato su Grounded e quest'oggi ci aspetta anche il big scontrozzo. Quindi dobbiamo vedere di organizzarci e se tutto va bene dovremmo riuscire a ritornare grandi. No, non rompete le balle. Aia, per fortuna che non mi fanno più di tanti danni. Sono ancora sotto l'effetto delle care buone vecchie bende. Vai ragazzino, veloce. Ma poi, no, non facciamo gli effetti sonori che ho già polmoni che volano da tutte le parti. Maledetti acari schifosi. A posto, scusate, non vi rubo più i tappeti. Inoltre hanno aggiornato anche il gioco e dovrebbe aver aggiunto un po' di caratteristiche extra. In teoria forse anche qualche contenuto. Adesso andiamo a scoprirlo assieme. Ma ce l'avevo la borraccia, porcaccia la miseriaccia. Vai, bevi a sufficienza, ragazzino. Oh, beh, mi mancava il cibo. Non abbiamo nulla di cibo. Niente di niente, neanche una caramellina, una mentina, una zampina di mantide da ciancicare. Sono cretino pure io, c'ho le barrette di granola. Ecco qua che la mia barretta è tornata al massimo, grazie gioco. Sono scemo io o questa radio non c'era? Oh, magari non me lo ricordo io, ma c'era una radio qua, per davvero? Oh, vi giuro, mi salgono i peggio dubbi. Credo sia la prima volta che la vedo. Datemi giusto un secondo che approfitto per vedere se sono respawnate le unghie. Professore, non viene più a tagliarsi le unghie? Ma che cocchio. Ok, è giunto il momento di ritornare alla nostra base. Ragazzino, sei contento? Dai che oggi forse ti facciamo ingrandire. Il cervello rimarrà piccolo, ma vabbè, dettagli. Allora, con tutte le parti che abbiamo recuperato della mantide, come vi dicevo, ci possiamo finalmente craftare l'armatura ed in teoria anche la falce, mi pare che si chiamasse così, che dovrebbe essere un'arma potenterrima, la falce dei boccioli. Fa una considerevole quantità di danni e comunque ha una velocità di attacco mastodontica che fa anche più danni da colpo critico. Sono tutte risorse che abbiamo in grande quantità, perfetto. Come ho detto, la rottura di scatole che ho dovuto rifarmi completamente tutta la battaglia. Ora, non mi ricordo se avevo craftato la maschera dell'assassino. Mi sorge un dubbio esistenziale, ma nel dubbio mi serve il muschio del laghetto. Ah, devo tornare al laghetto, perché il muschio che poi neanche lo stai utilizzando? Però dovrei potermi craftare invece la corazza dell'assassino. Ok, tutti oggetti che abbiamo. Ed infine gli skinieri. Sì, eccoli qua, skinieri dell'assassino. Fatemi vedere assolutamente la nuova arma. Essendo una falce, ovviamente, è un'arma a due mani, ma è mastodontica e gigantesca. Non riesco neanche a vederla in primo piano. Aspettate, com'era? Per la terza persona. Sì, ma se poi il ragazzino non mi si gira, non riesco ad ammirarla completamente. Che spettacolo. Allora, la dovremmo poter potenziare con la cotte fragile, perché è sempre la cotte fragile che mi perseguita. Ovviamente, non ho abbastanza cotte fragile, porca la miseria. Per mia fortuna, ho ancora una marea di spine, di larva, linfa, e chi più ne ha, più ne metta. Converti tutto e tanti saluti. Ora scommettiamo che abbiamo abbastanza cotte fragile. La butto là. Perfetto. Oh, siamo già arrivati intanto al livello 5. Non so se potenziarla con una degli status oppure mantenerla standard. Chi si è visto, la buttiamo su al 35%.
Vabbè, casomai devo andare a riaffrontare un'altra mantide religiosa della serie peggio di così. Beh, dovrebbe essere un'arma comunque di tutto rispetto. Vediamo se abbiamo la possibilità, sì, di craftare qualche altra zolletta possente. Da quest'altra parte abbiamo i mattoni di fungo. E recupera tutto, ci avrò l'inventario pieno. Perché io c'ho sempre l'inventario pieno. Ah, guardate, ora possiamo riordinare il tutto. E voilà, le armi vengono messe all'inizio, seguite dal resto degli oggetti. E la stessa cosa la possiamo fare, non so se si potesse far prima, anche con le chest. L'avessi avuta prima sta possibilità. Guardate che roba, adesso è tutto molto ma molto più ordinato. Come ho detto, armi sempre in prima linea. Oh, aspettate che scarico anche il resto delle risorse che non mi servono, perché devo fare un bel po' di viaggi avanti e indietro anche quest'oggi. Avrete notato che la maggior parte del nostro equipaggiamento è considerevolmente danneggiato, e di solito non succede mai. Da quello che ho capito, hanno aumentato la resistenza delle varie armi, dei vari oggetti. Oh, così facendo dovremmo poterli utilizzare molto più a lungo. Questo vuole la spina di larva per essere riparato. Vabbè, speravo di poter fare direttamente con la colla per le riparazioni. Anzi, aspetta un secondo, che ne avevo craftata un pochettina. Perfetto. Vediamo di dargli una bella sistemata. Oh, molto ma molto meglio. Aspetta, ma la difesa ne risente? Strano, non me lo aspettavo che la difesa stessa scendesse. Quindi io dovrei ripararla in continuazione? Oh, succedeva anche prima e non me ne sono accorto, o è qualcosa di più recente? Quindi vuol dire che più è danneggiata l'armatura, più noi subiamo danni, il che non fa effettivamente alcuna piega. Mascellone di termite e via dicendo, ce lo abbiamo. Qui basta della colla. Ok, poteva andare decisamente molto ma molto peggio. Anche la balestra richiede della colla. Ok, ok, buono 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 buono. Facciamocene casomai craftare un altro po' con le parti di porcellino di terra. Tanto ormai sono creature che facciamo fuori senza nessun problema. Ammetto che vorrei testare questa bella bestiola. Non consuma neanche troppa stamina, eh. Fornettino, quanto ti ci vuole ancora? Ok, ha praticamente finito. E anche l'ultima. Piccolino, bravissimo Kronk. Ok, portiamola su almeno di un altro livello. Ok, a posto. Oh, ora sono molto ma molto potente e pronto a fare il chiurlo a tutti. Oh, buongiorno. È una pirlata visto che abbiamo la katana? Ma una prova la posso anche fare. Gli facciamo un bel kinder sorpresa da dietro. Scherzone! Ok, forse era meglio usare la katana. E comunque, e comunque, guardate il ragno lupo che praticamente non ci fa quasi più danni. Ora che ci penso bene, abbiamo anche una mutazione genetica che si chiama predatore dominante, che dovrebbe potenziare le nostre armi fatte con i resti dei boss. Potrei fare una prova, togliamo questo, mettiamo questa. E, beh, senti, mi dia un po' di parti, grazie, molto gentile. Appena possibile posso sfogare tutta la mia rabbia repressa su qualche altra creaturina. C'è della polvere da sparo. Aspetta un secondo che ci faccio un saltino veloce, veloce. Non mi ero accorto. Vieni da papino, uila. Tanta polvere da sparo. Vediamo se non ci sia altro. Aspetta, ma la zona è piena zeppa di polvere da sparo. Ci sono anche le coccinelle, quelle molto arrabbiate con la vita. No, quella l'avevo già ripulita io, me ne ero completamente dimenticational. Vediamo qui. Dammi tutte cose, sa mai che posso craftare qualche esplosivo per difenderci più facilmente. Dovremmo provare ad affrontare, casomai, una di queste missioni per difendere sti nodi. Che non sarebbe la cosa più stupida della vita, se ho capito bene. Ci dovrebbero anche dare dei punti scienza. Una prova la possiamo fare, ragazzi, eh. Guarda quante larve che sono spawnate in un unico punto, vai. E che lancio di merda però, ragazzino, la prossima volta tira un po' meglio. Ok, questo mi piace già di più. Oh, non gli abbiamo fatto nulla. Ma per davvero? Cioè, gli stiamo lanciando esplosivi? Ma dai, ma che tristezza a palate. Potrei anche tenermeli da parte. Perché siete buggate lì? C'hai le frecce che quelle che sparano il gas schifoso? Ti piace vincere facile? Ponci, ponci, popopong. Guarda, 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 guarda come esplodono tutte male male. Ovviamente anche l'ultima si è messa nel punto in cui le sorelle sono morte. E a posto, l'abbiamo risolta pacificamente. Ok, il gas è sparito, arriva il telone e si cucca tutte. Tutte niente. Mi sa che c'è l'inventario pieno, razza di idiota. Ok, recuperami solo la spina di larva, lasciamo stare i testicoli, che non mi servono praticamente a nulla. Tossine di ragno lo buttate via io. E ok, grazie. Così posso fare altra cote. Cote come non ci fosse un domani. Allora, cerchiamo di essere rapidi, perché là sotto ci sono le creaturine indemoniate. Sperando che non mi... Maronne, mi sono cagato in mano. Mi sa che sono atterrato su qualcosa di duro. Erca boiazza, sono quelli spinosi da quello che ho capito. Le cose d'acqua spinose, che sono molto più incazzate con la vita della loro versione normale. Mi stanno inseguendo, vero?
Ovviamente mi stanno inseguendo, ma che domande. Dai che sta zona l'ho praticamente ripulita tutta. Veloce ragazzino. Mi servono un po' i campioncini prima che tornino indietro a farci bubu sette te. Alleluia, ci è voluto decisamente troppo. Maledette creature del laghetto. Lo so che mi restano pochi secondi di ossigeno. Grazie, mi manca la signorina di Subnautica. Ahi. Ok, torna su, veloce. Perché sto ragazzino appena arriva a zero ci schiatta male. Ah, che panicume. Aspetta che recupero anche un po' di linfa, che mi serve per ricraftare altre bende. Sì, ragazzino, prendi linfa, non è concetto difficile. Oh, mentre tornavo indietro ho anche trovato un'altra caramella aspra. Aspetta che intanto la recuperiamo, perché sono praticamente impossibili da trovare in giro. E sono abbastanza sicuro che non respawnino, non compro nulla. Ragazzino, non guardati indietro. Quanto ti odio. Vieni qua che ti succhio tutto anch'io. Posso succhiare anch'io, ci sono problemi. Non ho fatto niente, aspetta, fammi prendere la... Dove vuoi, riordina tutte cose. Non la posso equipaggiare perché non c'ho spazio nell'inventario per mettere via il resto delle armi. Che due maronzoli. Vieni qua. Oh, gli faccio comunque abbastanza danni. Asunde! L'ho presa? Ok, ammazzata, il problema è che ho l'inventario pieno. Quindi leviamo le tende dal lato giusto. E tanti saluti. Beh, questo è il lato giusto? In teoria sì. Kawabunga! Mi farà leggermente male. Fatto niente, va benissimo così. Ah, ci sono quelle normali, che bello, quasi sentivo la manca... Dopo io sono andato sotto questo salto. Oh, va che roba! Ero sceso tant'errimo. Ma stia scherzando. Ah, casa dolce casa, vediamo quindi di craftare, come dicevamo, anche quella benedetta maschera dell'assassino. Perfetto. E finalmente vediamo anche di equipaggiarla. Ah, ragazzino, no... Non per criticare, ma mi sa di costume più adatto a una signorina. Oh, io non giudico, Cioè, sei bello dentro, hai un intestino tenue, un proprio bellissimo, guarda. Senti, vediamo di potenziare l'armatura e tanti saluti. Allora, mi servirà un bel po' di placcatura fragile, seguita da placcatura robusta. Possiamo togliere l'abilità stordimento da critico. Se preferisco puntare tutto su difesa... E su robustezza standard. Mio Dio, l'abbiamo portata in men che non si dica a livello 9. Non penso di poterlo fare con tutte le altre parti, più che altro perché temo di non avere abbastanza risorse. Oddio, forse... No, non avrò abbastanza placcatura fragile. Guarda. Lo sapevo che mi dovevi fregare all'ultimo. Guarda, per mia fortuna sono pieno zeppo di frammenti di marmo. Pelle di larva di coleottero. Sì, utilizza anche questa per craftare la relativa placcatura. E voilà. Placcatura robusta ne abbiamo a sufficienza. Placcatura superiore pure. Olè. Ok. Comunque siamo messi abbastanza bene. Per quanto, signori, dovrebbe essere un'armatura leggera. E sì, come potete vedere, la sua resistenza non sarà eccezionale. Ok, quindi si danneggerà facilmente. Più sanguinamento da critico. Maronne, guarda, è proprio incazzata con la vita sta armatura. Ok, per adesso direi che abbiamo fatto anche troppo. Vediamo di ritornare a dormire. Fino a domani mattina. Non so se sono pronto per gli scontri, porcaccia la miseria. Hanno cambiato le inquadrature? Mi sa di sì. Prima l'inquadratura era sempre la stessa, quella della quercia, via dicendo. Mi sa che avremo bisogno di molti più stand per le armature. Ce n'è uno addirittura vuoto. Beh, io mi porto via... L'armatura, quella del porcellino di terra, perché se questa nuova armatura finale non bastasse, prevenire è meglio che curare, gente. Non mi va di essere fregato alla grande. Sono anche ritornato nel laboratorio distrutto, quello nel tronco tipo mezzo marcio, perché nei commenti mi avete detto che ho lasciato indietro una chest che si trova più o meno qui. Mi avete detto stai sul tronco che va dall'altra parte e... Oh, ok, sì, in effetti c'era una chest... l'altro ciondolo con elfo che mi mancava. Cibo per umani in erboruto. Oh, e altre barrette energetiche. Ci ho fatto tre quarti di gioco con le barrette energetiche, perché sono sempre nascoste nelle chest furbine. Ok, in teoria ora posso ricomporre il ciondolo della figlia del professor Wendell. E non dimentichiamoci di fare un salto dall'amichevole Cardo che ho dietro casa. Aspettate un attimo, perché dobbiamo craftare un po' di zunde trappole per cercare di difenderci più egregiamente quest'oggi durante l'assalto finale, altrimenti non riusciremo a tornare belli grandini. Mi basta fare parkour da una zona all'altra e posso recuperare una marea di spine di sto cocchio di Cardo. Vi giuro, ho fatto il peggio parkour per procurarmene abbastanza. Dai ragazzino, faticaccia la mia vita.
Ah, è duro essere piccini picciò. Fatto niente, tutto calculational. Sapete cosa? Mi piacerebbe che ci fosse una mod che ti permette di diventare tanto grande quanto dovresti esserlo, in modo tale da vedere in proporzione corretta sto co... Fatto nulla, ragazzino. Dicevo, in proporzione corretta sto cocchio di giardino, come se in realtà non ti avessero mai rimpicciolito. Giusto per capire realmente quanto siamo piccoli, ma basta considerare la dimensione di una formichina. Allora, il ciondolo di Sara, eccolo qua. Oh, abbiamo tutto il materiale. Attacco invincibile, scudo impenetrabile. Che è una roba serissima. Vediamo un po' se mi dà qualche altra descrizione. Per il momento no. Il nostro distintivo è precedentemente equipaggiato, aumentava l'attacco, ma non potevamo parare correttamente. Mi sembrava di aver sentito che in teoria ti dovrebbe riparare armi e scudi, anzi ha una minima probabilità di farlo, ogni volta che vieni attaccato o che tu stesso attacchi. Possiamo tenerlo da parte, ero curioso io di craftarlo, però sì, davvero abbiamo troppissima roba, gente. Allora, aspetta, per adesso lasciamolo qua, che sennò poi mi perdo pure io. Ok, direi di andare a craftare un po' di mura e via dicendo. Aspetta, mi ero completamente dimenticato della cuccia. Un piccolo e bizzarro capanno per animali domestici in grado di tenere traccia delle loro statistiche. Non ho provato effettivamente ad addomesticare nessuno. Maronne, è pure grandissima. Devo ancora capire come si addomestichino gli animali. Il problema è che ho poco spazio e col culo che mi ritrovo riuscirò ad addomesticare solo un'afide. Allora, per adesso mettimelo tipo qua dietro. Non ho capito perché devo utilizzare le piume del corvo della serie... Ma che cocchio! Non possiamo utilizzare materiali meno difficili da trovare. Ok, per fortuna che ne ho un po' da parte. Mi rode solo sprecarle in questo modo. Aspetta, possiamo mettere il nome sui forzieri? Cioè, aspetta. Cosa vuol dire che mettiamo il nome? Vediamo un po' come funziona. Ah, quando lo guardi ti compare la scritta sotto, altrimenti ti dice forziere porta oggetti. Aspetta, ma gli rimane anche la scritta sopra? Quando ti avvicini, bello! C'era sta cosa, no? Mi pare che sia stata aggiunta con l'aggiornamento. Oh, molto pratico. Ok, adesso ho un valido motivo per tenere un po' più ordinati i vari oggetti. Ok, mi serve semplicemente la ghianda. Vai ragazzino, forza che non c'è tutto il giorno. E per non farci mancare nulla, un paio di travi. Ne abbiamo in grande quantità. Il mio bancale è stato danneggiato. Ah sì, gli ho sparato io col cannone un bel po' di episodi fa, quando stavo testando il cannone, che in realtà è un'arma che mi ha lasciato un po' deluso. Ah no, era il guscio della ghianda, porca miseria. E non avete idea di quante volte io ho fatto la curva corta in entrata o in uscita e mi sono preso un piede lì o una gamba. Che fa malissimo anche a te quei cosi. Spero che faccia un bel po' di danni anche ai nostri nemici. Fatto sta che finalmente dovremmo avere tutto. Yay, ma che bellissima cuccia. Qui non ci vive nessun animaletto. Ah, condividi i premietti con gli insetti selvatici per provare a farteli amici. Ci sono anche i cuoricini. Ok, ha un aspetto decisamente anche troppo serio. Ciao Afide, vuoi diventare mio amico? Vieni qua, vediamo, questo è il premio. Ah, non gli piacevano le martellate, ma che peccato, un po' ci speravo. Ok, proviamo ad addomesticare proprio un afide, una delle creature più basilari del gioco e che più mi fanno salire il fastidio supremo. Se ben ricordo, dalla demo, dall'accesso anticipato, dovevo craftare... Credo che fosse un impasto vegetale, non vorrei dire una cavolata. Ah già, è vero, richiede un po' di tempo. Craftane due della serie, si sa mai che il primo me lo ciula qualcuno. Altrimenti c'era l'impasto di funghi o quello di carne marcia... Per addomesticare lo Weevil, il nasone, insomma, vi dicendo. Oppure il moscerino. Weevil, buongiornissimo, come andiamo? Tutto bene? Stavo proprio parlando di lei. No, vi giuro, il suo suono mi fa salire il fastidio di proporzioni bibliche. No. Porcaccia la miseriaccia, date una calmata. 300 punti di scienza pura. Ah, avevo un obiettivo secondario che avevo accettato. Neanche me lo ricordavo. Nel frattempo abbiamo finalmente ottenuto sto schifo di poltiglia. Ora devo trovare un afide e cercare di non spaventarlo nei limiti del possibile. Cioè, fatemi capire bene, mi danno fastidio tutto il giorno. Adesso che ho bisogno di un cocchio di afide, non ne spawna neanche uno. Sono sempre che fanno chip 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 avanti e indietro, che manca gli uccellini. E mo neanche uno. Eccolo che sta arrivando. Butta a terra tutto. Uno dei due, ti prego, vieni qua piccolo stellino. È fuggito in direzione opposta il bastardo. Ma mi prendi in giro, ti ho buttato giù non una, ma ben due ciotole. Dovresti venire qua ed amarmi e venerarmi. Guardalo laggiù il bastardo che saltella. Come cocchio faccio adesso? Scappa via! O lo blocco in un angolo. Ah, posso anche tenere l'oggetto in mano e lanciarlo, ma certo. Non è andata come avevo sperato, aspetta. Aspetta, vediamo un po', vai verso la ciotolina. Ti prego, sta facendo cose. Ok, è buggato animato strano, ma vabbè, non importa.
A quanto pare mangia in wireless. A posto? Nuovo animaletto, afide, yay! Ora mi ama. Ti stati buono però. Cosa posso fare? Ha un inventario, l'afide ha un inventario? Ma mi prendete in giro? Allora, aspetta che mi libero di sto cocchio di roba che non mi serve. Ho capito, non rompere i maroni? Che sta facendo? Stai accarezzando veramente un afide? Oh, ma dai! Ma no, no, mi sono già pentito dell'animaletto. Senti, ti lascio a casa. C'è solo una regola di base, non mi devi rompere i maroni. Dove poi è? Sei pure lento da far schifo! Oh, ma dai! Vediamo se si impianta lì che ci muore male male. Sì, Chip, sono qui! Sono qui! Sono da questa parte? Ho capito, che vuoi? Devi seguirmi tu, non sono io che ti devo seguire. Dove boia sta andando? Vabbè, cavolacci suoi, non me ne frega nulla. Io la mia buona azione quotidiana l'ho fatta, non l'ho ucciso. E più di quanto gli altri afidi potrebbero chiedere. Ok, non lo rivedremo mai più, questo è poco ma sicuro. Di certo io non vado a recuperarlo, a meno che non clicco sulla cuccia. Vediamo un po', animaletto rilevato, deposita animaletto. Ok, lo posso anche rinominare. Ok, direi che il nome è molto ma molto azzeccato. Effetto bonus, amico afide. Personalità schivo, felicità felice. Numero di carezze ricevute. Tizio, non entrare nella zona dei ragni, mi raccomando. E come dire, curi tira animaletto. Non vorrei far boiate. Stile dell'animaletto. È vero che potevamo craftare gli oggetti, ora che ci penso bene. Ok, in teoria dovrebbe ritornare a casa. No, non so dove sia. Non c'è neanche più il simbolo. Cavolacci suoi. Ah, eccolo, eccolo, eccolo che sta tornando. Perfetto. Vai nella cuccia e non rompere i maroni. No, non rompere i maroni, vai nella cuccia. E torna via, dove sta andando? Dove boia stai andando, ciccio? Chiama scassaminchia. Lasciamo stare che è meglio. Mi piace che c'è anche il nome sopra la barretta della vita. Sono un pezzo di erba di proporzioni bibliche, signori, siamo onesti. Ecco qua, divertiti a craftare anche un po' di schifo di funghi. Oh, non è detto che dobbiamo avere un singolo animale. Se lo lasciamo alla cuccia, in teoria non ci dovrebbe seguire, me lo auguro. Come dicevo, volevo anche fare una prova nella difesa di uno dei mixer. Per adesso siamo nel giardino, quello iniziale, quindi teoricamente dovrebbe essere quello più facile da difendere. Avvia il sovraccarico del mixer, però direi che dobbiamo anche vedere di proteggerlo un po' meglio. Allora, fatemi togliere un po' di erba. Detto così suona male? Altrimenti non riuscirò a piazzare i muri. Facciamo sempre mura coi funghi. Prevenire, me li puoi curare. Sperando che... Cos'è tutta quella luce? Mi sa che sono le lucciole. Maronne, quanta luce che fanno. Sono atterrate tutte da questa parte. Guarda quante laggiù. Mai vista una cosa del genere. Buongiorno signore, cortesemente ignoratemi che sto piazzando mattoni come non ci fosse un domani. Sono dovuto andare avanti e indietro un po' di volte. Non ho creato una struttura poi così tanto resistente, Come ho detto, le prime ondate saranno probabilmente quelle più semplici. Ok, ho creato una struttura molto ma molto basilare, come potete vedere, nulla di complicato, perché non mi aspetto, come dicevo, troppi problemi. Non so se difenderlo anche dall'alto. Dite che arriveranno creature volanti? Non l'avevo preso in considerazione. Forse magari potremmo fare un tetto molto ma molto semplice, non quelli in piume o altro, semplicemente utilizzando dei trifogli, vediamo un po'. Che sono difficili da piazzare, porca miseria. Ok, non si vedrà molto da sotto, ma sono riuscito a difenderlo un cicino meglio. Se attaccano da sto lato siamo comunque fregati. Io ho dovuto anche ripiazzare le scale, un casino, perché c'è sempre il rischio concreto di cadere dentro, che non ci avete idea. Allora, intanto attiviamolo. Ok, e vediamo un po' chi ci attacca. Oh oh. Sì, 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 sono pronto. Voi state attaccando... Sì, voi state attaccando tanto me. Bene, figliole. Ci sono legnate per tutti, non fate complimenti. Beh, dovrei potermi curare senza nessun problema. Abbiamo stamina a profusione. Non riesco a capire chi sia amica e chi sia nemica. Ok, voi siete tranquille per adesso. Ok, mi sa che dobbiamo fare anche il giro della zona, perché se ci attaccano da un altro lato, io nemmeno me ne accorgo. Ok, ha cambiato rumore, quindi vuol dire che si sta sovraccaricando molto di più. Aspetta, 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 sento rumori brutti, sento rumori brutti. Ui, ui, buoni, 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 formiche rosse soldato. Sì, sono molto più incazzati con la vita, ragazzino. Intanto curati passivamente. Bravo, ragazzino, buoni, buoni, ci sono ignate per tutti. Oh, che casino. Anche gli acari, aspetta che non danneggio il muro perché sono in grado di farlo anche da solo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, che macello. Il problema è che è un'attività tendenzialmente da fare in multiplayer, a mio avviso. Sento rumori brutti. Un cagato in mano, pezzo di erba. Ragazzino, ripigliati un po' di stamina. Si ha nemmeno un terzo fino adesso. Sì, ma mi fate più confusione che altro. Aia, aia.
Basta, formichini, avete stracciato le balle? Cioè, non mi fate praticamente nulla, non dico di no, però... Ok, mi sa che mi conviene palpeggiare le formiche in modo tale che despawnino di questo passo. Mi lagherà anche la voglia di vivere. Salve, non faccia caso a me. Ok, siamo al 40%. Per ora nulla di troppo difficile. Wow, sta cominciando a vibrare anche tutta la schermata, va che roba. Ok, l'hanno leggermente danneggiato il muro. Oh, buongiorno, buongiorno, non fate complimenti. Mazziolate sulle gengive per tutti. Ok, fuori una. È fortuna che mi ignorano tendenzialmente e si concentrano sul muro. Sta armatura si comporta bene comunque, Nonostante non sia quella di Porcellino, comunque non mi hanno praticamente fatto danni. Cos'è laggiù? Aspetta, no. Boni. Ah, pensavo che mi attaccassero anche le creature volanti. Ok, si sta scaricando tantissimo. Tutto bene? Lei mi attacca? No, tutto tranquillo. Queste invece sì. Queste invece sì, non gradiscono. Devo ricordarmi che posso anche riparare le pareti. Aspetta, boni. Vabbè, gli acari non fanno praticamente nulla. Levatevi, barboni. Aspetta, levatevi. Ok, eliminata anche questa. Boni. Ecco qua, diamogli un paio di pacche molto amichevoli. Non chiedetemi come funziona, ma vabbè, dettagli. Pensavo resistesse molto di più. Quanto manca? Pochissimo. Formichina, mi causi confusione, ti devi levare dalla ciollina, cortesemente. Ok, sta ruotando a velocità assurda qua sopra. Come va là sotto che sotto rumori brutti? Boni. Vabbè, le formichine standard, ma figurati che problemi mi faccio io con voi. Non sarà così facile durante lo scontro finale, questo ve lo garantisco. Ho fatto praticamente una strage. Ancora un minuto e mezzo, probabilmente. Tutto all'improvviso! Tutto all'improvviso, aspetta! No, no, che manca pochissimo. Guarda quante formiche soldato, bastarde maledette. Ok, eliminata anche questa, perfetto. Che altro c'è, che altro c'è, non capisco nulla. Non capisco nulla, ci sono troppe creature. Aspetta, fai fuori tutti, premi per distruggere i loro corpi. È fatta. Presumo che se ne vadano una volta che il mixer era finito, vero? Oh, tirato una laggata assurda. Sì. La situazione si è placata. Buongiorno. Lo vedo bello caricone, aspetta un secondo. A posto. E dov'è il mio premio? Andiamo là sotto, mio Dio, ma si è fuso? Non è che se la passi molto bene, in effetti. Impianti di miscelazione. Cosa abbiamo trovato? Ah, serve per tramutare la scienza pura in un concentrato che assume una bellissima nuova tonalità. Tutto qui. E come potete vedere non è più utilizzabile, quindi questa operazione la possiamo fare una singola volta. Però sì, non mi lascia recuperare questa. Aspetta, fatemi distruggere il soffitto. Si sa mai che mi lascio indietro qualcosa e non me lo perdonerai mai. Ma di solito non è... Ah sì, 2000 unità di scienza pura e vedi che non mi sbagliavo. Ah, vabbè, lasciamo qua i mattoncini di fungo. Mamma mia, che lavorone. Ma 2000 punti non mi fanno schifo, Possiamo sbloccare qualche nuovo interessante progetto. C'è un dentino nelle vicinanze. Lo so, ragazzino, che c'hai sete, porta pazienza. Oh, ma dai. Sono passato da queste parti 8 miliardi di volte e non mi sono mai accorto che c'era un bellissimo dentino d'oro qua sopra. Peraltro d'oro così in mezzo al nulla, la natura proprio. Ok, perfetto. Mega dente al latte. Ui, fa che biscottozzo. Spettacolo. Paga fuori tutto. Sperando che le formiche non vengano a romperci i maroni. Mio Dio, sono una voglia di sti biscotti che metà basta. Aspetta, c'ho l'inventario pieno perché c'ho letteralmente di tutto. Va che disastro di robe. Ho sparso parti di formica letteralmente dovunque. Frammenti di biscotto sandwich. Mangia, ragazzino. Ecco qua, che ti piace il biscotto sandwich. Senti che buono. Sì, ma non nutre praticamente nulla. Ma è una truffa assurda sto cocchio di biscotto. Ok, qui è andata decisamente molto meglio. Aspetta che mi mangio una zampa di formica. Lo eviterei volentieri. No, grazie, non compro nulla. Vabbè, che potrei aggredirlo direttamente con la nostra falce. Vediamo un po' come si comporta. Scusi, buongiorno. Gradisca un paio di legnate a colpi di falce. A parte che avevo la mutazione che mi potenzia quest'arma e non l'ho utilizzata. Vabbè, come ho detto era uno scontro abbastanza semplice. No. Per inciso, non siamo decisamente pronti per la battaglia. Aspetta che prendo un po' di punteruoli qui, come cocchio si chiamano? Si chiamano spinelon. Le piante hanno le spine e il telone c'ha l'inventario pieno. Porcaccia, la miseriaccia. Allora, per adesso direi che solo una zona è sufficientemente difesa. Attaccheranno, penso, tendenzialmente da questo lato, perché qua c'è un rialzo, vuol dire una sorta di cunetta a montagna e via dicendo, quindi dovranno arrivare più o meno da questa parte. Temo che possano risalire il cavo. Questo è un problema che dobbiamo tenere in considerazione. Lì devo ancora mettere tutto il muro, ma è un episodio che mi richiederà un sacco di tempo. Ho anche creato una sorta di difesa con il tetto e ci serviranno un po'
di questi spuntoni da mettere in giro, in modo tale che non possano attaccare il muro in continuazione. Anzi, aspetta un secondo, facciamo una cosa differente, fammi casomai piazzare qualche paretozza extra, perché altrimenti penso che possano danneggiare, sì, il modulo anche dal lato. E che cocchio, c'ho anche le formichine della zona che rompono i maroni. Ma porca la miseria. Allora fammi craftare un minimo di difesa anche qui sopra. Ok, spero che non siano così intelligenti da trovare ogni singola falla nel mio piano. Oh ragazzi, cioè, sono pur sempre insetti in un gioco sviluppato, sì, ribadisco, l'intelligenza artificiale non è che primeggi proprio. Però non lo so nemmeno io se mettere qualche altro muretto volante tipo così. Eh? Un po' meglio? Non penso che facciano danni esplosivi ogni 2 secondi. E altri codi di difesa anche di qua. Signori, mi ritengo abbastanza soddisfatto per quanto riguarda quella zona. A questa parte possono comunque arrivare ad attaccare il modulo. Oh, che casino, che casino. Cosa ci inventiamo? Di sicuro dobbiamo mettere un tetto. Poi dobbiamo capire anche se daranno la priorità a noi oppure al modulo XR lì, come cocchio si chiama. Pertanto, sì, dovremmo tenere in considerazione anche questo. Fai così, mettimi un altro... dentro? Madonna. Ce la fai? Gioco non è difficile. Poi giuro, ogni tanto i bug, quelli brutti e stupidi. Devo andare a recuperare qualche altro mattoncino nel magazzino? Te ne vuoi andare a casa tua invece che venire a rompere le balle a me? Nel frattempo potete vedere che ho creato un'altra copertura anche qua con le piume. Non so perché qui sia venuta storta. Ma vabbè, dettagli, l'importante è che più o meno funzioni. Mi accontento, signori. Che ci credete o no, vedete la parte sopra dell'arma che tengo in mano? Ogni tanto mi spavento perché vedo una roba che emerge dall'alto. Sono un pochettino nervoso, ma giusto un attimino. Il professore è ancora buggato laggiù, eh. Spero che respawni in tempo per quando dovremo iniziare quel cocchio di attacco. Allora, cerchiamo di essere tattici. Io vedo di andare avanti una mezz'oretta a costruire tutte le difese, perché non ho tutti i materiali. Sto andando avanti e dietro nel laboratorio, nel magazzino e via dicendo. Ci ritroviamo fra un attimo. Qua fra un attimo per voi, fra 8.000 miliardi di anni per me, quando avrò piazzato più o meno una buona difesa, sperando che... No, sono nemmeno io, ragazzi, ci si prova. Ok, ho cercato di fare del mio meglio, speriamo che basti. Su una i tetti sono venuti malissimo. Non c'è finta di nulla che è meglio. Vai, avvia. Sì, vabbè, non c'era bisogno di urlare, ragazzino, ma hai fatto cagare in mano. Ok, abbiamo la vita dei 3 moduli in alto e... Oh mio Dio, la barretta è molto lenta, la barretta è un sacco lenta. Ah, c'ho già i pruriti nella vita vera. Professore, lei è ancora là sotto? Ok, non so da che lato ci attaccheranno. Come detto, questa parte andrà fatta più volte, fin tanto che non sono sicuro di come proceda lo scontro. Oh, oh, vedo dei chip che si muovono molto luccicosi. Dai, veloce. Cosa ci mandano contro? Per adesso sono delle semplici formichine. Ah, sono formiche di fuoco, neanche tanto semplici. Per fortuna che non esplodono. Mi consolo, ok, fuori una, buongiorno. Fatto che attaccano me, non attaccano le strutture. Ok. La rottura di scatole è che in tutto questo io non posso praticamente mai salvare la partita. Quindi se succede qualcosa, sì, devo rifare tutto lo scontro da capo. Aspetta, formichina, guardami, guardami, sono qui. Spero proprio che avendo distrutto il laboratorio orc spawnino molte meno formichine. Abbiamo anche una bomba da craftare, ma non l'ho fatto. Barretta più rapida. Wow, 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 che sta succedendo qui? Ah, buone, buone, buone. Avete già distrutto i muri? Ma porca c'è la miseria. Speravo di avere molto più tempo. Per fortuna che il gioco mi ha avvisato che stavano facendo breccia. Guarda, hanno fatto già pesantemente breccia. No. Oh, 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 no, 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 no. Una falena? Non mi aspettavo, ci sono anche le falene. Aia, ma hai fatto giusto un attimino male? Tappeta, 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 no, troppa gente. Buona cocina. Vabbè, fa anche uno sfacelo di danni. Fa tanti danni, ragazzino. Ragazzino, curati. Curati tutte cose. Porca boiazza, mi hanno fatto malissimo. Oh, buona. Porca boiazza, ripara tutte cose, ripara tutte cose. Orca, stanno già arrivando di nuovo? Ho sentito rumori brutti. Oh, non tu, non tu. Aspetta un attimo. Ok, per fortuna. Oh, mi ha attaccato subito. Vabbè. Ok, 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 ok. Non mi aspettavo così tanta gente incassata con la vita. Fin dall'inizio, se mi attacca più di uno nello stesso momento, siamo belli che morti. A parte che possiamo anche avvelenarli. Abbiamo stunato? Sì, l'abbiamo stunato. Vai, 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 vai. Eliminato? Ok, eliminato un altro. Perfetto. Da dove stanno attaccando? Ok, sembra tutto tranquillo per adesso. Oh, possono arrivare anche da quel lato. Non mi ero accorto. Ok, siamo circa a metà dell'opera. Mio Dio. Vi giuro, c'ho un'ansia assurda. Sto cercando di ricostruire quello che hanno danneggiato. Ma è comunque abbastanza difficile. A saperlo bloccavo anche qua, dannazione. Avrei bloccato i punti d'accesso.
Sta zona qui per adesso non l'hanno attaccata più di tanto. Per fortuna, direi. Però da quest'altra parte mi hanno fatto i peggio danni. Aspetta che recupero un po' di mattoni. Ho dovuto fare una strage? Beh, le parti di formica non è che mi servono più di tanto. È solo per riuscire a distinguerli correttamente. Ok, qua ancora abbastanza integro. Mi hanno distrutto tutte le difese perimetrali. Vedete, questi li hanno completamente danneggiati. Ah no, tu sei una formica normale. Non rompere le balle che non è giornata. Aspetta un secondo che intanto vedo anche di riparare qualche altra parete. Porca boiazza, che ansietudine. Sì, sì, guarda. Anche la fale... Aspetta. Wow, pezzo di erba. No, 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 no. Non sapevo essere cippato, anche voi. Aspetta, 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 evitiamo. Aspetta, no, devo curarmi, devo curarmi, devo curarmi, ragazzino. Trincati qualcos'altro intanto. Che roba, ma chi siete danneggiati da tre di voi? No, aspetta. E vabbè. No, 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 troppa gente in un'unica volta. No. Hai la nonna trota. Ok, per fortuna che gli faccio uno sfacello di danni con queste armi. Sono comunque insetti di inizio gioco. Ok, eliminato. Aspetta che non arrivi qualcos'altro all'improvviso. Sta litigando tra di loro. Non riesco a capirlo. Ok, per fortuna che mi sto anche curando per benino. Aia. Sei bastardo nel profondo. Ok, eliminato anche questo. Ok, aspetta. Non c'ho più stamina. Ragazzino trinca, ragazzino trinca, ragazzino trinca. Anche gli acari della polvere. Caboiazza, ok, fatemi fuori fuori le formiche soldato. Aia. Bastarda, bastarda, bastarda. Oh, aspetta, 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 perché mi stanno distruggendo le pareti. Ah, devo lottarmi dai maledettissimi acari. Mi hai distrutto la parete. Pezzo di erba maledetto. Se arrivano anche i ragni, piango nel profondo. Ok, dove sono gli acari? Dove voi siete? Ah, eccoti qua. Pure il chip sugli acari, ma stia scherzando. Bani, Bani. Aspetta che mi bendo di nuovo. Bendati di nuovo, ragazzino. Che ci stanno attaccando dall'altro lato. Aspetta. Casino, Bani. No, sono riuscito a farmi breccia. Stavo cercando di riparare questo. Dove? Vabbè, devono aver fatto breccia intanto che ero da una parte. Qui non si sono praticamente visti. Da dove hanno attaccato? Ah, ma porcaccia la miseria. Oh, sono stati tattici. Per fortuna che ho salvato la partita, quindi tecnicamente non devo rifare proprio tutto, tutto, tutto. Ok, ci ho provato a farla più di qualche volta, signori, ma niente da fare. Mi fanno breccia sempre da qualche parte. Una volta sono arrivati da qui, una volta spaccato fuori tutti i muri. Ok, dobbiamo rivedere completamente la disposizione delle varie strutture. E sono in partita già da quasi 4 ore, non posso farlo in questo momento. Ha fatto una strage assurda, non mi aspettavo che lo scontro finale sarebbe stato... Ma perché cippano? Mi stanno ancora attaccando, c'è qualcuno che è rimasto bloccato dentro, scusate. Chi è che cippa? Sì, che bippa. Ah, sarà buggato, faccio finta di nulla che è meglio. E non ho visto cosa ci attaccherà, ovviamente, sulle ultime ondate. Immagino che saranno ragni, prima o poi arriveranno i ragni. Ma tanto abbiamo la katana, li catanizziamo tutti. Però sì, bisogna anche proteggere la zona dei cavi, perché passano anche da lì, bastardi. Dicevo, sono in partita da oltre 4 ore, per questo avevo rimandato Grounded. Sapevo che sto episodio, se andava male, mi avrebbe richiesto molto più tempo del previsto. E sono praticamente le 7:30 di sera. Se non vado a editare la parte finale, perché il resto l'ho già editato, non esce in tempo. Signori, per la vostra gioia, ci aspetterà anche un ultimo episodio, magari anche più breve, in cui cercherò di affrontare sta cocchio di battaglia. Vediamo se c'è qualcos'altro nel frattempo che dobbiamo ancora esplorare, scoprire, e chi più ne ha più ne metta. È fatta chiaramente per il multiplayer quest'ultima parte. Se sei in single player sei fregato a prescindere. Ad ogni modo, signori, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Sì, tranquilli, la parte finale cercherò di farla arrivare prima. È inutile stare a chiedere la esce grande nei commenti, perché non è che arriva prima, Ho detto più e più volte, ma non mi ascoltate. Quindi, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi cippo anche il cane. E no, no, non scippo, cippo, meglio specificare. E noi ci vedremo in un prossimo video. Col 3 miliardi in più di mura, metto mura per tutto il giardino. Speravo che i funghi durassero di più. E che, cazzo, quando ti attaccano 8 miliardi di insetti, mi parte via anche il family friendly. Ma vabbè, insomma, avete capito. Ciao ciao!